qui a Caserta, a Maddaloni, contro squadre ottime avversarie. Sì, beh, i risultati sia di ieri che di oggi non hanno grande importanza. È importante che abbiamo visto, secondo me, una buona pallacanestro fatta quando allargavamo il campo, perché non avendo lunghi di ruolo abbiamo fatto un po' di fatica, però siamo riusciti a ribaltare e muovere il pallone più volte. Ho cercato di dire alla squadra sia ieri che oggi di non guardare il risultato, che non mi sarebbe interessato, ma di continuare a procedere su quello che volevamo fare. L'abbiamo fatto a sprazzi, non sempre, chiaramente un pochino abbiamo dovuto sacrificare scrub nel 4, un pochino gli 1 nel 5, però credo che si stia incominciando a trovare qualche gerarchia sul campo, e questa è la cosa che più mi interessa. Ieri è stata una partita forse un po' più facile, oggi invece contro una squadra notevolmente attrezzata abbiamo fatto forse una difesa non tanto buona nei primi 20 minuti, data anche un po' dalle gambe pesanti e dai continui allenamenti. Invece secondo i 20 minuti abbiamo messo molta più attenzione, siamo riusciti a lavorare meglio di squadra sui pick and roll, li abbiamo contenuti meglio, siamo arrivati anche più uno se non erro, vabbè, poi dopo abbiamo perso sbagliando qualche tiro e una palla persa, però credo che sia stato sicuramente un buon test e sinceramente ho preferito giocare, per fortuna che abbiamo giocato contro una squadra così ben attrezzata e così pronta. Credo che sia importante. Adesso dovevamo essere molto bravi nel valutare il minutaggio, forse alla fine anch'io mi sono fatto un po' ingolosire nella faccenda di poter vincere la partita, ha dato forse qualche minuto di troppo soprattutto a Martin e a Zerini, però fortunatamente non ci sono stati nessun tipo di problema di infortunio. Credo che oggi sia stata, rispetto a tutte le partite precedenti che ho visto, poi quelle che non ho allenato da capo allenatore, credo che sia stata la partita in cui ci sia servito di più, abbiamo fatto un passo in avanti maggiore rispetto alle altre gare. Beh, dobbiamo vedere ancora, perché sicuramente avremo l'apporto di Filloi. Su Fesenco invece dobbiamo andarci molto cauti, dobbiamo capire e valutare quando lui può rientrare con una muscolatura adatta per poter sostenere un allenamento con i contatti, e poi aspettiamo l'ultimo giocatore e speriamo che arrivi il più presto possibile. Sì, ma noi dobbiamo pensare, secondo me, in maniera un po' diversa, cioè dobbiamo pensare che abbiamo 2 settimane davanti e forse anche 3 settimane mettendo la partita di Reggio Emilia, dove lì dobbiamo ancora caricare tanto, ma soprattutto dobbiamo cominciare a trovare degli spazi, delle spaziature, dei movimenti che sono totalmente diversi da quelli che abbiamo visto stasera, se non a sprazzi.